il cimitero di Stagliena? Allora, il cimitero ha un ideatore, che è Carlo Barabino, che diciamo individua il luogo in cui dovrà essere costruito appunto un cimitero al di fuori della città, perché nonostante il dito napoleonico e diciamo le regie patenti di Carlo Alberto, in realtà la città continuava a seppellire i propri morti all'interno delle mura, nelle chiese per i più abbienti e in piccoli cimiteri tutti gli altri. E quindi soltanto nel 1935 viene identificato questo luogo, che non è all'interno della città, certo, perché è un comune separato, solo che Barabino muore nello stesso anno, lasciando soltanto alcuni schizzi, diciamo, disegnetti, che non sono un vero e proprio progetto. A quel punto il suo successore, che è l'architetto civico Resasco, Giovanni Battista Resasco, prende in mano la cosa e organizza, diciamo, un progetto. Ma ci sono anche da trovare i soldi e non è una cosa di poco conto, perché se la città decide che investirà in questo cimitero, che diventerà un monumento capace appunto di attrarre per la sua bellezza, le sue dimensioni, in realtà la costruzione poi si svolge in un arco di tempo molto lungo. La inaugurazione del cimitero infatti avviene soltanto nel 1851, nel gennaio del 1851. La tomba 1 è datata. Ecco, di chi è la prima tomba? Di una persona qualsiasi, nella zona, ecco, in una zona che tutto sommato non è quella che ci aspetteremo di trovare come la prima individuata, perché nonostante il cimitero abbia questa struttura a recinto molto simmetrica, sì, quindi ci potremmo aspettare che la prima tomba sia al fianco dell'ingresso, sì, principale, certo, no, in realtà da subito si comincia a utilizzare il porticato inferiore a ponente, che è quello da cui entriamo oggi, sì, quello lato fioraio, sì, cosiddetto. Infatti proprio in quella zona si trovano le tombe più antiche e quelle quindi diciamo connotate in senso più neoclassico. Della prima persona sepolta sappiamo molto poco. Si chiamava Giuseppe Antonio Procurante e fu seppellito il 1 gennaio 1851, proprio il giorno dell'apertura del cimitero. Le gallerie però non erano pronte, così il suo corpo fu temporaneamente deposto in un campo. Solo il 16 maggio dello stesso anno venne finalmente collocato nel porticato inferiore, nella tomba numero 100, quella dove riposa ancora. Nella lapide i 7 figli fecero scrivere che era stato un padre affettuoso, nel tempo però si ruppe, e siccome non c'erano più eredi disposti a farne incidere una nuova, ed essendo la tomba del pavimento della galleria dove passano molte persone, ne fu sistemata una che reca soltanto l'iscrizione con il numero 100. Il cimitero da Resasco viene concepito quindi secondo un linguaggio che è un linguaggio tardo neoclassico, perché Resasco, diciamo, molto compitamente segue i dettami linguistici del suo maestro. Un tardo neoclassicismo che però è davvero molto tardo, perché il neoclassicismo in città aveva iniziato a svilupparsi, a diffondersi già negli anni 70 del Settecento, quindi era passato molto tempo. E quindi diciamo questo neoclassicismo in realtà si gonfia, cioè le forme diventano anche più magniloquenti di quanto ci si potesse aspettare dalla fase iniziale. Non è più un neoclassicismo asciutto, queste forme imponenti però governano, diciamo, la realizzazione dei porticati. Nell'organizzare questo spazio Resasco crea una città dove si rispecchiano perfettamente le gerarchie sociali esistenti nella città dei vivi. Quindi c'è l'area VIP, chiamiamola così, c'è un'area, diciamo, dove è prevista la collocazione di tombe perpetue, ci sono delle aree per famiglie che possono permettersi delle tombe perpetue, ma non tabelle non decorate, e poi ci sono i campi al centro del grande quadrilatero, che sono invece destinati, come avviene adesso, a sepolture che vengono man mano sostituite con il passare di un certo numero di anni. Le tabelle dei prezzi ci raccontano anche appunto quali fossero poi le cifre richieste, perché il cimitero concede
ai concessionari, quindi ai cittadini, la possibilità appunto di realizzare un monumento sotto un porticato, sotto un nicchione, una tabella o altro, a fronte appunto di una concessione che in molti casi è una concessione perpetua. Ancora oggi i problemi a cui ci troviamo di fronte nascono dal fatto che ci troviamo di fronte a un enorme patrimonio di opere d'arte che sono state realizzate da famiglie, quindi sono proprietà private, perché finché non c'è un atto di retrocessione, in realtà queste concessioni appunto restano perpetuamente nelle mani dei concessionari, quindi dei discendenti delle famiglie che li hanno voluti. Nel libro stampato nel 1864, scritto dal cappellano del Camposanto Giuseppe Antonio Ravaschio, si descrivono i prezzi stabiliti il 1 aprile del 1846. Si va dalle 350 lire dei depositi sotto il pavimento della Galleria Piccola fino all'edicola nel porticato superiore del costo di ben 20.000 lire. A questa spesa si doveva ovviamente aggiungere quelle per le lapidi oppure per il vero e proprio monumento. I nicchioni nel porticato inferiore costavano 2.500 lire ciascuno, mentre le arcate in facciata del porticato 1.500 lire. Proviamo a fare una proporzione tra l'euro attuale e la lira prima sabauda e poi italiana dell'anno dell'Unità d'Italia, il 1861. All'epoca il consumo medio pro capite era di 251 lire all'anno, ovvero 1.209 euro attuali all'anno. L'italiano medio doveva vivere con 3 euro in valori attuali al giorno, cioè circa 93 euro al mese. È come se oggi ci toccasse vivere con soli 3 euro al giorno, col costo della vita attuale, una condizione di povertà quasi assoluta. Il deposito sotto la pavimentazione della galleria inferiore costava quindi come circa 2 anni di reddito di una famiglia, mentre un nicchione nella galleria superiore costava come 24 anni di reddito. Il comune di Genova contava di guadagnare solo da questi spazi quasi 7 milioni di lire, cioè l'equivalente di circa 7 anni di tasse portuali dell'epoca. Nel 1846 si calcolava di riuscire a vendere poi il terreno dei boschetti in collina, il regolare e l'irregolare, per 150 lire al metro superficiale. C'era infine il reddito relativo alle sepolture temporanee nelle aree allo scoperto. Il municipio prevedeva di spendere in totale per la costruzione dell'intero cimitero circa 4 milioni di lire. Le spese anteriori all'anno dell'inaugurazione, il 1850, erano state di poco più di 1 milione, compreso l'acquisto dei terreni. Nei successivi 14 anni si era spesa una cifra pressoché identica per un totale di 2.127.026 lire. Citavo la zona area cosiddetta dei VIP perché la zona che in realtà è più costosa, cioè dove avere uno spazio più costa più soldi, è il porticato superiore, cioè quella sorta di U, diciamo, che in pianta risulta appunto come una U, i due porticati simmetrici rispetto al Pantheon, dove troviamo, diciamo, le tombe che poi diventano anche più famose grazie alle fotografie, agli album, certo, alle cartoline, replicate in certi casi anche in giro per il mondo, e dove appunto si istituisce anche poi una nobile gara tra le famiglie dell'aristocrazia, la ricca borghesia. Farà eccezione la famosa Caterina Campodonico delle Noccioline, che in realtà appunto è una proletaria, sì, che riesce a accedere al porticato inferiore. In realtà però, diciamo, a esaminare un po' bene poi queste micro storie di queste famiglie che si fanno realizzare il monumento a Staglieno, si scopre che tantissimi sono esponenti di una piccola operosa borghesia, per cui, diciamo, appunto questa moda di farsi realizzare i monumenti funerari si diffonde a macchia d'olio, perché, e quindi, diciamo, accedere a questo status symbol di essere eternati per sempre nel marmo diventa davvero una moda, insomma, per cui la città dei morti si popola abbastanza presto. Però in realtà non tutto è costruito fin da subito, perché la costruzione del cimitero in realtà si nutre delle cifre che arrivano dalle concessioni. Diciamo che è un
un work in progress che va avanti nel tempo abbastanza a lungo, mentre per esempio si deve anche aggredire la collina e quindi costruire il Pantheon, che è un tempio che in realtà è costruito su una collina che risulta in realtà un luogo forse inadatto a realizzarci un'architettura, perché il terreno è cedevole, è poroso, è impregnato di acque, e quindi la costruzione del Pantheon si prolunga nel tempo. Ma perché è stato scelto proprio questo terreno così poco idoneo? In realtà appunto era un'idea, diciamo, quella che aveva lasciato Barabino, un'idea fascinosa, perché il cimitero viene apprezzato proprio per questa sua caratteristica di essere un luogo che è un po' double face, no? Perché è un luogo che ha questa connotazione neoclassica, illuminista, rigorosa, anche facile da visitare, sì, perché certo. La parte inferiore, sì, la certo. parte architettonica è veramente un disegno molto, molto facile da approcciare. A cui viene abbinata la zona, la parte superiore, quella paesistica, il boschetto regolare e il boschetto irregolare, sì. Che in realtà nelle fotografie d'epoca si riconoscono benissimo come aree, perché non c'è ancora questa vegetazione certo. cresciuta a dismisura. E però quest'area paesaggistica assomiglia ai cimiteri nordici, assomiglia al Père Lachaise, assomiglia sì, ad altri luoghi d'Europa. E quindi questa doppia anima è anche la chiave del successo di questo luogo, che da subito diventa la meraviglia della città a cui tutti i turisti vengono invitati ad andare a recarsi in visita. E effettivamente abbiamo tantissime testimonianze di turisti illustri, letterati e viaggiatori che passano del tempo a Stagliena. Le guide di fine 800 ci raccontano che in realtà è Stagliena la meraviglia della città. Il centro storico è in degrado, certo. non è un luogo da proporre ai visitatori, certo. perché questa è la meraviglia tra virgolette anche moderna della città. E, però appunto i problemi relativi appunto al sito emergono fin da subito, appunto, certo. mentre il cantiere è aperto, e oggi ci troviamo di nuovo certo. a farci conti. I genovesi sono sempre stati allergici ai cimiteri, forse a causa della loro proverbiale propensione a considerare il contingente, il concreto, più che il trascendente e l'oltretomba. Mentre altre città costruivano i loro grandiosi camposanti, la nostra invece arriva all'inizio dell'Ottocento con i pochi, ricchi e potenti sepolti nelle chiese e i morti del popolo gettati in specie di fosse comuni, dette muggi, cioè mucchi. Mucchi di cadaveri che venivano accatastati soprattutto in occasione delle ripetute epidemie di peste e di colera. Non c'era solo l'Acquasola, dove tutti i genovesi sanno essere sepolti migliaia di scheletri. Di morti, ai tempi della peste del 600, furono riempite ad esempio le fondamenta dell'Albergo dei Poveri, dove nei pressi stava anche un oratorio, in seguito anche quello riempito di cadaveri, il cui fetore causava non pochi problemi alla gente della zona. Alcune fosse stavano alla Batteria della Strega, in Balia delle Mareggiate. Proprio all'Acquasola uno di questi muggi era esploso, lasciando uscire liquami infetti durante un'epidemia, circostanza che causò una strage di cittadini della zona al valle, i quali si ammalarono e morirono in massa. La Commissione di Sanità di Genova, nel suo rapporto all'Istituto Nazionale di Parigi, all'epoca Genova era sotto il dominio francese, a proposito dei cimiteri dell'inizio dell'Ottocento scriveva: la noncuranza e il disprezzo, possiamo dirlo, la barbarie con la quale ad eterna vergogna del nostro secolo abbiamo veduto trattare i morti, lo stato rivoltante dei luoghi nei quali sono gettati i corpi, la violazione di tutti i principi della morale, della fisica, della medicina, nelle sepolture attuali, hanno fatto temere che i liguri fossero degenerati e resi affatto insensibili all'impressione della natura. Questo strano comportamento ha scosso tutti gli animi sensibili ed ha eccitato l'attenzione del governo, il quale è geloso di rigenerare in questa parte i costumi della nazione, richiamando i cittadini ai doveri che deve ognuno ai suoi simili quando hanno cessato di vivere, avendo già consultato la Commissione Centrale di Sanità e l'Istituto Nazionale, non tarderà sicuramente a rimettere sul suolo della Repubblica il lodevole costume dei cimiteri camposanti e conciliare con i riguardi che la pietà dei defunti la massima sollecitudine per la salute dei vivi. Stando così le cose, ovvio che nessuno volesse la realizzazione di un cimitero vicino a casa. Dopo l'editto di Napoli, con cui Napoleone aveva già vietato le sepolture nelle chiese,
Le regie patenti di Carlo Alberto nel 1832 vietano espressamente nel territorio di Genova di dar sepoltura nelle chiese e cappelle pubbliche e in qualunque altro luogo, compreso nel recinto della città. Il 3 ottobre 1835, dopo che erano state valutate e bocciate varie ipotesi, il Real Senato approva la costruzione del cimitero nella Villa Vaccarezza, situata nel comune di Staglieno. Sì, perché all'epoca non era ancora stata realizzata la Grande Genova e quindi tutti i comuni di Valbisagno, Valpolcevera, Ponente e Levante, che poi furono annessi alla città, erano ancora autonomi. Il sindaco di Staglieno, Paolasso, a nome dei cittadini, tentò di opporsi, ma siccome all'epoca i comitati del no non avevano, come invece accade ad oggi, voce in capitolo, la Villa Vaccarezza venne espropriata e si pagarono 24.000 lire per la casa patronale e 104.545 lire per i beni rurali, per un totale di 128.545 lire, e cimitero fu. Continuamente nel tempo continua a crescere ancora adesso. In realtà adesso non più tanto, perché appunto la cremazione ha avuto sopravvento, ma insomma fino agli anni forse 80 c'era anche la previsione di costruire una sorta di grattacielo, perché non mancavano gli spazi. È il 1987 quando l'allora vice sindaco Fabio Morchio annuncia che è pronto il progetto definitivo per costruire all'interno di Staglieno il grattacielo dei morti. Il cimitero Staglieno è strapieno e non ce la fa più a cogliere altre salme. Anche gli altri 34 cimiteri cittadini non hanno più posto. Il primo progetto è un grattacielo di vetri molto simile ai centri direzionali aperti poi nella zona di San Pier d'Arena. La sovrintendenza lo boccia severamente e impone profonde modifiche. Alla fine ne esce un edificio di 7 piani di 1180 metri quadrati per un volume di 40.000 metri cubi. Nel grattacielo dei morti, tra cripte, colombari, ossari e loculi, troveranno posto circa 6.000 defunti. I posti verranno venduti a prezzi variabili tra il 1,5 milioni e i 4 milioni di lire, a seconda ovviamente della posizione. Si pensa a un ricavo complessivo di 14 miliardi di lire. Il costo dell'opera è di 12 miliardi e quindi il comune pensa anche di farci un guadagno di circa 2 miliardi. All'epoca le cremazioni erano circa 350 l'anno, poi la chiesa dal via libera. In questo modo l'emergenza piano piano rientra e per fortuna del grattacielo dei morti non si parlerà più. Però effettivamente Genova poi ne ha altri 34 cimiteri, sì. Perché poi Genova è la grande Genova. Quindi qui a un certo punto costruita, diciamo, la parte fondamentale anche dell'architettura del Pantheon, si è inaugurato nel 78, il resto dei porticati è pronto, insomma la parte di Levante va un po' più a rilento, però c'è sempre un problema di espansione, soprattutto ci sono dei momenti, diciamo, chiave in cui questo avviene. Negli anni 80 dell'Ottocento la città si è ingrandita, ha inglobato altre parti, San Fruttuoso, Albaro, sì, San Martino, sì, eccetera, e nel frattempo si decide, si dispone che anche San Benigno, i cimiteri, scusi, delle regioni, le altre confessioni religiose vengano chiusi e quindi si aprono in quel momento il cimitero ebraico, il cimitero protestante, il cimitero ortodosso, eccetera. Quindi anche questa policonfessionalità, diciamo, emerge come un dato saliente del cimitero negli anni 80. Negli anni 90 si cerca una soluzione al problema dell'ingrandimento del cimitero, perché il disegno di Resasco si rivela insufficiente, quindi sul lato di Levante viene costruito il porticato semicircolare, che non a caso è il luogo dove si concentrano le più belle sculture, sì, Liberty, mentre è previsto che poi si realizzerà il lato opposto, quindi sempre sulla base di un disegno simmetrico. Questo secondo porticato a ponente non verrà mai costruito, c'è la guerra, c'è innumerevoli problemi, per cui negli anni 20 invece si costruirà il porticato Montino e poi l'ultimo porticato, diciamo, monumentale è il Sant'Antonino, che è degli, sì, anni 50 del Novecento,
però ormai diciamo anche la stagione dei grandi investimenti in campo artistico pian piano volge al termine, insomma la fase un po' discendente. E poi ci sono gli anni dell'abbandono, perché gli anni dell'abbandono praticamente sono gli anni 70, gli anni 80, forse anche un po' gli anni 90, si comincia negli anni 60 a non occuparsi più tanto del cimitero, cioè mentre per esempio l'area di Mazzini era custodita, aveva un custode preposto che guidava i visitatori, che li accompagnava, perché c'erano folle che venivano a visitare la tomba di Mazzini, ma non solo, dagli anni 60. E piano piano è diminuito 60, anche il turismo. Sì, questo turismo ha perso sempre più numeri, e quindi il recupero adesso è veramente difficile, perché poi la natura ha fatto il suo lavoro, si è presa la rivincita. Certo. Nel documentario di Giuliano Montaldo, che è del 1964, si vede una guida turistica che porta turisti stranieri in giro per il cimitero. Come vedete, il Pantheon non aveva ancora le ringhiere che si possono vedere oggi. Ci troviamo nel porticato inferiore a Ponente, e quindi nell'area da cui da subito era previsto i visitatori e il pubblico entrassero. Quando nel 1 gennaio 1851 Staglieno apre al pubblico, il cimitero è ormai un progetto in corso di realizzazione, ma non è ancora finito. La parte di Levante verrà terminata in un arco di tempo più lungo. Però questa è la prima parte che appunto verrà utilizzata, dove le famiglie liberamente scelgono nicchioni, pilastri e arcate su cui collocare i loro monumenti, le loro tombe. È un processo che appunto prevede che liberamente si scelga un nicchione o un'arcata, e quindi non abbiamo un ordine cronologico perfetto, però sta di fatto che questa è la parte dove fin dall'inizio vengono collocate le prime sepolture. Il 1 gennaio 1851 il cimitero infatti apre al pubblico. Il porticato ha dei caratteri stilistici che ci rimandano al classico cimitero a recinto, che poi è il cimitero in auge per l'Ottocento. Il riferimento a aulico importante era il Camposanto di Pisa per gli artefici dell'epoca. Il cimitero a recinto è un modello che si rifà a una cultura architettonica neoclassica, e in questa cultura era cresciuto Carlo Barabino ed era cresciuto il suo allievo e successore Resasco, che poi è colui che davvero è l'artefice del disegno del cimitero. Ora qui ci troviamo in una parte che è quella che ha subito più danni nel corso del tempo, perché è una parte del porticato che è addossata alla collina, quella che poi ci consente di arrivare al livello superiore, quindi al Pantheon e ai due porticati che lo circondano, i due porticati superiori. Un'area che ha subito immediatamente danni, perché? Perché questa collina in realtà è fatta di un terreno argilloso che fin da subito si rivela difficile e assolutamente inadatto in realtà a collocarci delle architetture, perché ci sono infiltrazioni d'acqua fin da subito. E quindi il recupero del porticato inferiore è iniziato proprio da questa zona, da questa porzione, che era la più ammalorata. È un recupero di qualche anno fa, e in quest'area abbiamo iniziato anche poi a procedere con piccoli o grandi interventi di restauro, finanziati da enti diversi, finanziati anche in qualche caso dagli stessi restauratori che si sono sentiti coinvolti in qualche modo da questo inizio, diciamo, di un percorso a rovescio, perché negli anni effettivamente le condizioni del cimitero erano molto peggiorate. A partire dagli anni 70, 80, 90 ci sono stati veramente decenni di assoluto abbandono. In molti casi qui tra l'altro ci troviamo in presenza di monumenti dove sembra non esistere più concessionari, aventi diritto, parenti, discendenti che si occupino anche soltanto di una piccola manutenzione, che portino semplicemente dei fiori, e quindi era più importante partire con un primo recupero. Sì, nel corso degli anni, quindi a partire dal 2010 circa, è partita questa serie di interventi. Sono pochi e vorremmo che si concentrassero di più, perché il pubblico potesse in qualche modo riuscire
a immaginare quello che doveva essere il cimitero al suo inizio, quella abbacinante quantità di marmi bianchi appena lavorati che avevano stupefacevano i visitatori, gli stranieri, no? Che raccontavano di questa meraviglia, di questo appunto grande museo, perché così era stato concepito dal Comune di Genova. Il Comune di Genova aveva deciso di investire delle cifre notevoli per realizzare questa altra città, che era appunto al di fuori dei suoi confini e quindi in un comune separato, ma che avrebbe meritato appunto un'attenzione notevole, forse riservando a quell'epoca molto meno attenzione nei confronti della città storica, dei monumenti medievali, delle chiese, dei palazzi. Questa era la vera gloria della città, e un monumento che non doveva essere secondo a nessuno. E infatti nell'Ottocento sappiamo che i cronisti, i visitatori dicevano che Staglieno era veramente il più bel cimitero del mondo. Nell'area in cui ci troviamo adesso, cioè in fondo al porticato inferiore di Ponente, ci troviamo di fronte a quattro sculture. Una è Caterina Campodonico, che tutti conoscono, le altre tre forse sono meno conosciute, però sono in qualche modo tutte coordinate, diciamo, anche se risalgono in realtà ad anni un po' lontani rispetto all'apertura del cimitero, siamo circa a 30 anni di distanza. Queste sculture sono state di recente recuperate grazie a un intervento voluto da AFIMS, che è l'associazione americana fondata dallo scultore Walter Arnold, che dal 2013 ha iniziato un lavoro meritevolissimo di recupero di tombe importanti e anche a volte meno importanti, ma con un disegno, appunto quello di riportare in auge la scultura del cimitero a livello internazionale, aumentando considerevolmente il suo impegno negli anni e affrontando a volte anche recuperi di grandi monumenti sotto i nicchioni. Quindi tombe diverse, di autori anche diversi, per linguaggi, un classicismo un po' meno, diciamo, improntato alle stanze del realismo, come in questi casi, e nel caso di quel signore laggiù, per esempio, invece un monumento che ci racconta di nuovo di una derivazione importante dagli schemi della fotografia. Come si può notare, il signore un po' panciuto è raffigurato appunto in una posa del tutto naturale, quotidiana, ma è appoggiato a un pilastrino. Questo ci rimanda a che cosa? Appunto alla derivazione dalle carte de visite. Le pose sono quelle appunto che erano imposte dai fotografi agli effigiati, perché i lunghi tempi di posa impedivano di stare in piedi a lungo, e quindi appunto, come anche in certi monumenti di piazza, pensiamo al Rubattino per esempio, di Caricamento, è ugualmente appoggiato a un tavolino. Qui c'è un pilastrino che appunto rivela la derivazione da un ritratto fotografico, e è facile anche mettere a confronto questo schema con quel che resta delle numerosissime carte de visite firmate dai fotografi genovesi. Dunque, il 1881, e Lorenzo Orengo colloca a Staglieno, in questo porticato inferiore di Ponente, cioè il primo che viene in qualche modo arredato di sculture e di monumenti, la statua di Caterina Campodonico, una popolana, venditrice ambulante, che in qualche modo viene quindi ammessa in un'area destinata solitamente alla borghesia, perché si tratta di concessioni perpetue, per le quali è necessario sborsare delle cifre rilevanti di denaro. Ecco, quindi il requisito era solo pagarsi lo spazio, sì. Non c'era la necessità di appartenere a una classe sociale. No, però diciamo che gioco forza era questa l'area destinata alle famiglie della media alta borghesia e dell'aristocrazia, nel senso che nel progetto di Sasco più che di Barabino, le aree destinate ai meno abbienti erano le gallerie non esposte al quadrilatero, quindi non il porticato ma le gallerie secondarie, e poi naturalmente, per chi proprio non poteva permettersi una tomba durevole, i campi al centro del quadrilatero stesso. Dicevo, siamo nel 1881, Lorenzo Orengo, a partire da questa data,
avrà grande successo anche presso committenti molto più importanti, ma non solo. Il realismo borghese qui raggiunge i suoi vertici, perché Caterina Campodonico si fa raffigurare così com'è, senza assolutamente abbellimenti, anche se probabilmente da parte sua vuole essere effigiata da viva al meglio, e quindi indossa, dicevano così i contemporanei, un po' troppi gioielli, un po' troppi abiti. Si è messa per esempio un grembiule che reca ancora le pieghe di una fresca stiratura. Insomma, diciamo che la critica e il pubblico rimangono perplessi di fronte a questo realismo, che è anche un po' spietato, se vogliamo. Ecco, quando arriva questa statua qua, lei è ancora viva? Lei è viva e è probabilmente anche soddisfatta del risultato. La tomba appunto reca grandi fortune allo scultore, che è anche un fotografo dilettante, è ovvio, la fotografia è sempre dietro le quinte nel nostro staglieno, nel nostro periodo del realismo borghese, lo recepiamo, lo vediamo, spesso però si tratta semplicemente di un ricorso alla fotografia per desumere fattezze perfette quando si tratta di effigiare i defunti nei busti. Ma una statua di dimensioni naturali come questa forse non la si era ancora vista. Caterina Campodonico si fa effigiare con gli strumenti, o perlomeno i riferimenti alla sua professione, che è appunto una professione umile, così fanno gli altoborghesi, così fanno i borghesi, gli avvocati con le bilance e le tavole della legge, i medici con il simbolo di Esculapio, i commercianti con le balle di cotone e gli armatori con le bussole, i mappamondi e così via. Diciamo, non c'è niente di diverso da quello che avviene negli altri casi. La cosa però più sorprendente è che questo modello, che in realtà per Orengo e per molti scultori della sua generazione porterà ancora appunto una stagione lunga e durevole, in realtà viene messo poi in discussione solo un anno dopo, nel 1882. Giulio Monteverde manda a Genova l'Angelo Oneto, che è una bomba, una nuova bomba, diciamo, un nuovo sasso lanciato nello stagno del cimitero. Quindi la fortuna del realismo borghese viene insidiata a un anno di distanza da un linguaggio completamente mai visto, che appunto mette in crisi poi le raffinatezze del realismo borghese, anche il virtuosismo tecnico del realismo borghese, ma invece entrano in gioco dei contenuti molto più importanti. Allora, quella che una grande studiosa del realismo, che è Linda Neuklin, ha definito la dimensione orizzontale della morte, cioè quel soffermarsi sugli aspetti anche quotidiani del morire, no? O dell'essere in vita, non basta più. I giornali quotidiani cominciano a raccontare che anche gli stessi committenti, perché non è inconsueto farsi preparare una tomba quando si è vivi, non sono poi più così soddisfatti di essere raffigurati in maniera così fotografica e iperrealista, vestiti alla moda del tempo, perché la moda è qualcosa che fugge e scappa, è qualcosa che è poco durevole. Allora, se si investono tanti denari in un monumento che deve eternarci nel marmo, durare per sempre, forse è più importante uscire da questi contenuti appunto del quotidiano e elevarsi verso contenuti invece più importanti, più durevoli, davvero forse anche più significativi. Questo è quello che succederà appunto con la fase del simbolismo, la fase poi liberty, un nuovo linguaggio, ma in realtà perché questo si diffonda ci vorrà parecchio tempo, insomma. Però è interessante appunto mettere a confronto questi due monumenti così diversi. Non è un caso isolato in realtà quello di Caterina Campodonico, forse è il caso più estremo, però di sicuro all'interno del cimitero ci sono tombe importanti, monumenti significativi firmati da Orengo e da altri scultori, in realtà commissionati da famiglie della piccola borghesia. Diventa proprio uno status symbol, quindi chi può accumula denaro, deve esserci per poter esserci e per sempre, perché questo era anche l'intento, esserci per sempre.
Caterina Campodonico, Cateninde di Seux, nata in Portoria nel 1804, stesso anno del Padre Santo, ci teneva a dirlo, venditrice di noccioline e sposa di un certo Giovanni Carpi, che si faceva mantenere ed era anche violento. La Cateninde gli ha dato il ben servito e si è privata di 3.000 lire dell'epoca, che erano palanche, ben spesi, diceva lei, sapendo che il Carpi se li sarebbe bevuti tutti portandolo al creatore. Lei sapeva fare i suoi calcoli. Dicevano che era un'usuraia, una donna di malaffare, tutte chiacchiere. Sì, lei si accompagnava agli uomini nelle prime ore del mattino, camminando verso le varie sagre per viaggiare al sicuro dall'attacco dei briganti. Nel 1880 si ammala gravemente e i suoi parenti, attorno al letto, iniziano a litigare per quel che credevano un'imminente eredità della Lalla. E per dispetto la Cateninde guarisce e disereda tutta la famiglia e decide di spendere i suoi soldi per un monumento funebre da collocarsi, lei ancora viva, in un luogo bene in vista di Staglieno. E lo commissiona a uno degli scultori più famosi dell'epoca, Lorenzo Orengo. Insoddisfatta della prima statua che la figurava remissiva, gliela fa rifare. E l'epitafio dal poeta genovese allora in auge, Giovan Battista Vigo. La sua originalità suscita commenti, non tutti benevoli, ma che non la turbavano affatto più di tanto, anzi non mancava di passare dal Camposanto per lucidarsi per bene. Tutta Genova si recava a vedere il monumento, portando fiori e candele, gesti riprovati da alcuni perché compromettevano la santità del luogo. A far cessare le critiche ci pensa ancora lei, passando a miglior vita, il 7 luglio del 1882, il suo epitafio. Assum de vendereste e canestrelli, dalla Legua Santa au Garbo San Ciprian, cu ventu e su cun legua suatinelli, a me vegiaia per seghiame in pan. Fra i pochi sodi, ma mugiava quelli, per tramandame au tempo ci lontan, mentre son viva e son vea purtuliana, Cateninde Campodonico a paesana. Da questa me memoria se ve piace, viatri che passè, pregheme pace. E chi pregava con devozione la regina di Staglieno, la regina fa vincere al lotto 4, 7 e 82. Ma mi raccomando, con devozione bisogna pregarla. Sono all'epoca intense, Staglieno tra l'altro rivela anche questa importante componente della nostra storia, storia sociale, storia economica, partendo appunto da Chiavari in realtà riuscirà a vincere concorsi importanti per monumenti pubblici in Brasile e in altre località, paesi del Sud America.
È presente anche a Genova, ovviamente, perché nel grande cantiere della scultura non poteva mancare anche il suo apporto, nonostante appunto quale radici chiavaresi abbiano fatto sì che Brizzolaro abbia lavorato parecchio per quel meraviglioso altro camposanto che è il cimitero chiavarese. Qui a Genova Brizzolaro firma diversi monumenti, esce quasi subito dai confini del realismo borghese e si rivela, diciamo, capace di un naturalismo più fresco, meno fotografico, e poi pian piano è uno degli artisti che noi oggi, come diciamo storici dell'arte, definiamo bistolfiani. Così venivano definiti anche al loro tempo. Chi sono i bistolfiani? Sono una compagine di scultori di tutta l'Italia che allineano su i nuovi linguaggi portati in Italia da Leonardo Bistolfi. Leonardo Bistolfi è uno scultore di Casale Monferrato, molto amato a Genova, che a Genova e in Liguria lascia almeno 4 grandi capolavori. 2 sono a Staglieno e poi ci sono 2 monumenti pubblici, uno a Sanremo dedicato a Garibaldi e uno a Savona dedicato anche questo a Garibaldi. Qual è il linguaggio che Bistolfi propone? Una rilettura di fatto del linguaggio di Rodin, quindi un linguaggio di Rodin che in Italia arriva grazie anche alle Biennale di Venezia all'inizio del Novecento, in cui però si mescolano anche altri stimoli, per esempio anche le influenze del Quattrocento toscano. E in tutto questo poi siamo nell'epoca del Liberty, e Liberty che è un linguaggio art nouveau, che è un linguaggio internazionale, di cui Bistolfi diventa il massimo esponente in Italia. Bistolfi lascia molti epigoni, molto criticati anche, ma in realtà alcuni sono molto bravi, e Brizzolaro è uno di questi. Infatti questo bellissimo monumento ha per protagonista una figura femminile, un po' nuda ma non troppo, avvolta in questi panneggi fluenti dove la linea appunto a colpo di frusta, la linea fluida, la linea ondulata gioca con il materiale, perché si tratta di marmo un po' levigato e un po' marmo lasciato grezzo, ed è anche questo un'influenza forte del michelangiolismo che la fa la padrona, diciamo, nella scultura dell'epoca. Allora, una figura femminile appunto sensuale, giovane, a evocare la bellezza della vita e anche il rapporto tra l'amore e la morte. L'amore è la massima espressione della vita, e la figura femminile nuda evoca tutto questo. In realtà qui ci sono anche delle citazioni colte, perché la scultura rimanda all'attività di Bistolfi anche nel campo della monumentalistica, perché Bistolfi ha sempre, quasi sempre, predilige la figura femminile giovane, ispirato inizialmente addirittura alle donne di Botticelli, insomma, ma la sua scultura propone questi soggetti preferenzialmente. E quindi Brizzolaro sicuramente è influenzato da questo grande artista. Poi ci sono i fiori, la presenza dei fiori è un qualcosa che spesso troviamo nei cimiteri, ma hanno un successo strepitoso in epoca Liberty, tant'è vero che uno dei nomi del Liberty è proprio quello dello stile floreale. La scultura è stata restaurata da poco tempo da Walter Arnold, il quale si è anche fatto carico del recupero delle 2 piccole sculture, dei 2 piccoli cippi che stanno ai lati del grande monumento. Sono evidentemente opere meno impegnative, in realtà sono dei piccoli capolavori, dei piccoli gioiellini, perché il marmo, alla restauratrice diceva, è quasi un marmo burroso, insomma un marmo che ha consentito dei risultati eccellenti. Basta guardare i dettagli degli abiti, i dettagli dei fiori, i dettagli degli oggetti, dei simboli professionali appunto in epoca precedente, in realtà quella del grande lavoro di Brizzolaro, contrassegnavano la maggior parte delle sculture. Siamo già in un'epoca avanzata del realismo borghese, e gli scultori, lo rivelano le carte dell'epoca, in realtà non sono più contenti di essere costretti, per esempio, alle regole che il cimitero imponeva. Qui si vede molto bene come lo scultore stia un po' uscendo, no, dallo spazio concesso.
successo. C'è proprio una rivolta degli scultori a un certo punto che chiedono di poter uscire appunto dallo schema tardo neoclassico, dallo schema geometrico, dal cippo tradizionale, per poter appunto liberamente esprimere se stessi. E qui infatti vediamo il velo e il vestito della donna fuoriesce addirittura un po' dal pilastro. Sono le piccole licenze che appunto gli scultori in questo grande cantiere cercavano di prendersi negli anni avanzati del periodo del realismo borghese. Ecco, alcune sculture sono in metallo? Sì, sono alcune. Altre sono in marmo. C'era un motivo, era semplicemente la scelta dello scultore? Diciamo che prevale il marmo assolutamente. Genova poi è un crocevia, no? C'è un stretto rapporto con Carrara da sempre. Genova è anche il porto da cui partono i marmi e ci sono delle storie importanti ancora in parte da ricostruire, però sappiamo di monumenti che partono a pezzi, diciamo pronti per essere montati poi sul posto, assemblati, sì, in Sud America per esempio. Le partenze delle grandi navi segnalano tutto questo, no? Le cronache dell'epoca ci raccontano appunto di file di emigranti, ma anche di tanta materia, di tanti materiali non lavorati o lavorati che partono per il Sud America. E questo spiega anche poi un po' questa relazione stretta che si è avuta tra la nostra scuola degli scultori genovesi e il Sud America. Per i cimiteri, ma non solo, per la scultura da salotto, per la scultura dei grandi monumenti pubblici, c'è una storia importantissima di emigrazione di oggetti, di marmi, di repliche, a volte autorizzate, a volte no, che fanno queste rotte, soprattutto appunto verso i paesi del Sud America, insieme poi a tutto il processo di immigrazione, insomma, delle persone, ovviamente, frutto anche di queste relazioni che ci sono appunto a livello poi di committenza e di cultura generale. Ascoltando le parole di Caterina sulla bellezza, la sensualità di questa figura femminile e il desiderio degli scultori di uscire dagli schemi, mi è venuto da pensare che effettivamente per il primo periodo del realismo le donne in carne ed ossa o sono mamme o sono figlie o sono vedove. C'è voluto il coraggio di Caterina Campodonico per essere una donna sola e, diciamo, di classe non aristocratica, a farsi ritrarre nella sua realtà. Oppure sono figure allegoriche, sono anime che volano, angelesse che volano, ma non ci sono persone reali. Per questo a un certo punto queste raffigurazioni sono da un lato contestate, ma piacciono anche tantissimo, perché portano a una riflessione diversa, così come aveva fatto discutere la tomba più avanti, dove c'è una donna nuda sul letto di morte, baciata dal fidanzato, l'ultimo bacio si intitola. Aveva fatto discutere, perché si usciva fuori dagli schemi. Tomba Carpaneto, più nota come l'Angelo Nucchiero. È un'opera di Scanzi. Abbiamo un angelo che questa volta non ha né trombe del giudizio né anime da far ascendere, ma sta navigando in un mare che sembra non troppo tranquillo. Ma il recente restauro ci consente di vedere la preziosità del lavoro, delle decorazioni, del sartiame, anche quello che non si riesce a vedere perché sta dentro la barca. Ed è nota dai genovesi questa tomba perché suscitò l'interesse dell'imperatrice d'Austria Elisabetta, la più celebre Sisi, come adesso si deve dire, quando venne a Genova sul finire, mi sembra nel 1893, in cerca anche, e venne a Staglieno, perché Staglieno all'epoca era un'attrazione turistica europea, ma venne anche per cercare un po' di ispirazione per un monumento da dedicare al figlio Rodolfo, che era morto a Meierling qualche anno prima. La buona imperatrice, che era anche una grande camminatrice,
partì dalla stazione Principe e facendo tutta via Baldi, via, arrivò all'Annunziata, fece una bella visita alla chiesa dell'Annunziata, rimanendo stupita dalla decorazione, dalla bellezza generale, non paga, si arrampicò, dama di compagnia che trovava dietro, super carbonara, visitò lo studio di Domenico Carli che aveva lì, lo studio in carbonara, circonvallazione a monte, giù l'attuale via Montaldo, e arrivò felice e contenta, accompagnata sempre dalla dama che penso stesse di altre opinioni e dal suo fido segretario e insegnante di tenere, cui ordinò di annotare la frase della, che possiamo vedere sulla tomba. Non paga la signora, questa volta però accettò di prendere una carrozza, andò in centro, visitò alcuni negozi di via Roma, andò poi ai Orefici a comprare due bonbon che probabilmente non erano destinati a lei, essendo lei una digiunatrice perenne. Dopodiché si rimbarcò, l'aveva fatto spostare il suo yacht personale, si imbarcò per Napoli per uno dei tanti viaggi che hanno contraddistinto la sua non semplicissima esistenza. Qualche anno fa è uscito un libro cui titolo mi pare sia Caterina e l'Angelo, e mi spiace non ricordare il nome dell'autrice, che narra le vicende dell'opera, poiché se n'è interessata, essendo stato il suo, penso, nonno, il modello, o bisnonno, il modello per l'Angelo. Era un ragazzino che lavorava in un negozio vicino allo studio dello scultore, e lo scultore lo prese come modello. Prima ti racconto che questo nodo è un'opera d'arte, perché il nodo fatto bene, incrociato nel modo giusto, come fanno tutti quelli che sanno fare, si dice dare di volta una vita, ed è fantastico. E questi sono i mattacchioni dei terzaroli, una cosa incredibile, che servono ovviamente per ridurre la vela quando c'è tanto vento. E infatti si tira su questa parte, e così c'è meno tela esposta quando c'è tanto vento, e quindi c'è meno inclinazione della barca. È uno spettacolo. La cura con cui è stata fatta quest'opera è assolutamente incredibile. Complimenti. C'è solo la scultura.
scultura, ma c'è anche la pittura. In alto è raffigurato il padiglione, anziché mettere il malato o i soldi in cornucopia, questa volta c'è già l'opera realizzata. Cambiata il gusto, cambiato la mentalità, una figura deliziosa, pur nella sua essenzialità. Allora, nel 1905 la Biennale di Venezia dedica per la prima volta una personale a uno scultore italiano. E lo scultore italiano a cui viene assegnata una personale è Leonardo Bistolfi. La Biennale è nata nel 1895, quindi è nata da poco. E la scultura non è mai l'arte, diciamo, a cui si guarda per prima, però appunto per la prima volta i lavori di Bistolfi vengono esposti, radunati in una sala. La critica apprezza, anche se molti diranno peccato che non si è perso il rapporto col contesto. In particolare Bistolfi era molto bravo a elaborare le sue sculture come forme che germinavano dalla natura, quasi apparizioni. E quindi sono soprattutto le sculture all'aperto che presentate invece nel modello in gesso perdono senz'altro. In questa occasione vengono esposte anche le due meravigliose sculture che Bistolfi ha realizzato per il nostro cimitero. Una è questa, questo grande monumento, e l'altra è la tomba per Hermann Bauer, un ragazzo morto sotto i 30 anni, che era anche stato tra l'altro uno dei primi esponenti di un Genoa agli esordi nel cimitero dei protestanti, e l'altra invece è la tomba per un personaggio molto noto della Genova del secondo Ottocento, l'avvocato e senatore Tito Orsini. È la figlia, che è una divenuta nobildonna, che commissiona l'opera all'artista. Il gesso, appunto, il modello in gesso misura 1:1, viene esposto alla Biennale di Venezia e l'anno dopo la tomba viene collocata. Il senatore Tito Orsini appartiene in realtà a un'altra epoca storica, perché è colui che negli anni 70 dell'Ottocento avrà un ruolo determinante nella realizzazione della città di secondo Ottocento. È il presidente della Banca Italiana di Costruzione, cioè quella banca che quella struttura che presiederà la realizzazione di Via Roma e di Galleria Mazzini. Un uomo molto accreditato anche come professionista nel campo del diritto, è conosciuto come principe del foro ovunque, non soltanto in Italia, è appunto divenuto senatore e ha tenuto per sé nella costruzione di Via Roma un appartamento che è un piccolo gioiello, un capolavoro delle arti della Genova dell'Ottocento, cioè l'appartamento Orsini. A lungo è rimasto visitabile perché sede di negozi, negozio Cabibi, negozio di Bagnara, oggi non più, un lavoro di squadra dove l'equipe dei decoratori è governata dall'artista che poi ha la parte del leone, cioè Nicolò Barabino. Nicolò Barabino che realizza gli affreschi, realizza le decorazioni dipinte, realizza i quadri grandi dipinti incentrati su temi di storia, perché comunque siamo ancora in una fase precedente quando il senatore commissiona questo grande intervento a Nicolò Barabino. È passato del tempo, invece qui siamo all'inizio del Novecento e quindi la cultura del realismo, ma anche la cultura del storicista su cui Barabino si era formato e lavorava, non sono più di moda, non sono più all'ordine del giorno, e quindi è invece Bistolfi a realizzare questa allegoria. Il titolo della tomba è anche la croce, e infatti dietro queste figure c'è una croce, che però è un simbolo, diciamo, anche diciamo, rimane in sottotono rispetto a questa presenza di figure allegoriche che le cronache dell'epoca poi definiscono e ci raccontano, perché questa non è altro che una rappresentazione, in sintesi, dell'umanità intera che si raduna ai piedi della croce in cerca anche di giustizia. C'è l'epoca del socialismo della bellezza, questo era lo slogan che aveva coniato Bistolfi, un po', diciamo, sulla scorta delle idee di William Morris, no? Portare il bello davvero nella vita di tutti è un po' uno degli ideali della Nouveau a cui Bistolfi crede. È nutrito anche un po' di socialismo l'idea di Bistolfi, no? La giustizia. Questa è la tomba di un avvocato, di un esponente importante
della storia del diritto, anche un esperto di diritto marittimo. Allora, se tutta l'umanità si raduna ai piedi della croce, c'è spazio anche per un lavoratore, chi porta uno strumento di lavoro, un lavoro umile, no? Perché siamo proprio alla fine dell'Ottocento e questi temi sono veramente all'ordine del giorno. Ma poi c'è anche una donna che con un bambino in braccio rappresenta la maternità, poi c'è una donna giovane che sparge fiori e con dei bambini, la giovinezza, l'infanzia, e poi ancora la coppia che raffigura la relazione amorosa. Tutta l'umanità quindi converge ai piedi della croce. È una novità assoluta questa iconografia, no? Perché sono figure spogliate di tutti i dettagli di fisionomie, non alludono a una storia personale, privata, particolare, alludono appunto ai quei grandi temi universali che sono propri della cultura del simbolismo, della cultura di Rodin, se vogliamo, e di cui il nostro Pistolfi è assolutamente nutrito. Nelle prossime puntate scopriremo i simboli e le opere d'arte del cimitero. Visiteremo le tombe più note, alcune delle quali sono finite in copertina su alcuni dischi molto famosi. Poi andremo a vedere il cimitero britannico, il cimitero ebraico. Visiteremo poi anche i sacrari dei caduti di guerra. Torneremo a parlare del Pantheon e delle persone che sono sepolte e scopriremo chi ha dato il suo volto alla Statua della Fede. Insieme a Luca Borzani visiteremo il Campo dei Partigiani. Andremo poi alla scoperta delle cappelle monumentali e racconteremo le storie delle persone che ci sono sepolte, che le hanno fatte costruire. Racconteremo di personaggi più noti e meno noti del Risorgimento e andremo a trovare la colonia dei gatti che vive nel cimitero di Staglieno. Saluteremo il direttore delle imposte di fine Ottocento e poi con Antonio Ornano andremo a scoprire l'angelo della morte. Incontreremo i personaggi che hanno fatto, vissuto, abitato la città, personaggi tutti molto importanti per potersi permettere tombe di questo genere. E nonostante questo, a 100 o 200 anni dalla morte, nessuno ricorda più chi fossero e cosa abbiano fatto.